Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare insieme a voi una mini Midori che diventerà un portachiavi. E è una cosa semplicissima come video che appunto voglio fare in questo periodo ormai così estivo, però è una cosa molto carina. Tra l'altro, come particolarità, voglio fare anche, diciamo, la copertina plastificata, e così veramente diventa una cosa che uno non ha proprio problemi a utilizzare come portachiavi, perché rimane anche molto, molto solido. Quindi cominciamo con partire nel dividere in quattro un foglio che io ho sporcato con il tè. Quindi, facciamo così. Lo facciamo di una misura precisa, così tanto lo taglio con la taglierina, voi al limite lo taglierete con la forbice, però faccio così, lo faccio diventare un 20, il mio foglio A4, così vado a tagliare praticamente 4 strisce da 5 cm, così abbiamo delle misure più precise, facciamo più in fretta, quindi vado a tagliarne 5, quindi sono 4 pezzi così da 5 centimetri. A questo punto prendo ogni striscia e la vado a dividere. Questo lo facciamo, prendo un attimino il mio, ok, il mio osso, così viene più precisa. Vado a dividere, guardate, a metà, piego di nuovo a metà in questo modo, così, e piego di nuovo a metà, in modo da avere questa dimensione che sarà la dimensione del nostro libricino, diciamo. Lo facciamo su tutti e quattro i pezzi. Allora, piegati in questo modo, andiamo a fare di ognuno le pieghe così a fisarmonica, in questo modo. Lo facciamo per tutti e quattro i pezzi e schiacciamo bene. Operazione semplicissima e velocissima, così. Ora con della colla vinilica andiamo ad unire i nostri quattro pezzi. Li uniamo in questo modo. Allora, partiamo dal primo pezzo. Allora, uniamo l'ultimo quadratino con un quadratino del pezzo successivo, semplicemente. Quindi vado a mettere della colla vinilica così, dovete controllare che continui sempre la fisarmonica, questa è una cosa importante, quindi mettiamo dell'altra colla. Ok, così, in modo che continui sempre. In questo modo abbiamo unito, vedete, tutti i nostri quattro pezzettini di carta. Siamo andati a creare il nostro
libricino. Ora, dunque, ho tagliato un pezzettino di carta delle dimensioni di 9x5,5. Cosa vado a fare? Allora, per plastificarlo ho preso del, faccio vedere il tubo, praticamente questa è della semplice carta plastificata, quella che si utilizza per rivestire i libri scolastici, per esempio. Quindi è una cosa che trovate in qualsiasi cartolibreria e anche a basso costo. Quindi utilizzerò questa per andare a rivestire la mia carta, quindi per plastificarla. Cosa faccio? Taglio un pezzettino che è un pochino più grande. Vabbè, adesso intanto lo taglio così perché è proprio esagerato, poi dopo vediamo. Quindi vado a spellicolare la mia carta plastificata, così l'appoggiamo in questo modo e poi andiamo ad appoggiare sopra, centrato, il nostro pezzettino di carta, così. Ora non importa se non è proprio centrato, io cosa vado a fare? Lo vado adesso a tagliare intorno in modo da lasciare giusto un centimetro per parte, non di più, da tutti e quattro i lati, così, e anche di qua. Poi vado a smussare, come facciamo per le copertine dei nostri album, i quattro spigoli, lasciando circa mezzo centimetro dallo spigolo. E adesso non vado nient'altro che a fare che a piegare la mia plastichina, così, giusto da foderare la mia carta in questo modo qui. Ora la nostra copertina, vedete, plastificata, vedete che lucida, quindi rimane decisamente più resistente. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo semplicemente andare ad incollare la nostra, non è il caso di rivestirla nell'interno perché tanto verrà completamente coperta, diciamo, la parte dai nostri fogliettini, quindi posso tranquillamente lasciarla così. Cosa faccio? Visto che ho utilizzato della plastica, anziché mettere la colla vado semplicemente a mettere del biadesivo per incollare il mio libricino alla mia copertina. Tagliati i miei pezzi di biadesivo, vado ad incollarli per il momento sui due lati, così, del libricino, in questo modo, da una parte e dall'altra. Ok, prima però di andare ad incollare l'interno alla copertina, dobbiamo forare per andare ad inserire l'elastico per fare la classica chiusura della Midori. Ora con il punteruolo vado a forare al centro, chiaramente lo faccio ad occhio, tanto è talmente piccola che non è il caso di prendere le misure, ma se volete chiaramente potete prendere le misure. Vado a bucare e adesso vado ad inserire il mio elastico. Ora, questo elastico è un po' grande, però io ho solo questo. Se avete un elastico più sottile, meglio ancora. Quindi andiamo a tagliare un pezzo di elastico, tipo, vabbè, lo tagliamo un po' più lungo, poi lo andremo a ridurre. Ora devo allargare il foro perché chiaramente questo elastico è un po' più grosso. Allora, prima di andare ho inserito una parte dell'elastico dentro la mia Midori, dove andrò poi a fare il nodo, ma prima di inserire la seconda parte volevo
utilizzare un bottone, guardate, utilizzo questo bottone che farò passare in questo modo, così e così, perché mi servirà per abbellire la chiusura, così, ok? E adesso vado ad inserire anche il secondo elastico all'interno del mio foro in questo modo. Ora andiamo più o meno a calcolare la lunghezza dell'elastico, che potrebbe essere questa, così. Poi spostiamo il nostro bottone e andiamo a fare un nodo. Quindi vado a tagliare un po' gli elastici in modo che non escano fuori, e adesso vado con il biadesivo ad attaccare il mio libricino interno. Quindi lo incolliamo qui da un lato, lo centriamo così, e ora andiamo a chiudere in questo modo qui, dall'altra parte. Ok. Guardate che simpatico, abbiamo il nostro libricino vintage e ora lo chiudiamo col nostro elastico, andiamo a centrare il nostro bottone in questo modo qui. Ora faccio ancora un'operazione, allora riapro un attimino, sempre con il mio punteruolo vado a bucare, tanto abbiamo plastificato, vado a bucare in prossimità del bordo del nostro libricino, e adesso vado a buttare il portachiavi. Prendiamo il nostro portachiavi, un nostro anellino. Questo è un kit di portachiavi che trovate in descrizione del video, trovate il link ai prodotti. Chiaramente sono dei portachiavi dove c'è anche l'anello da 5 mm da decorare in plastica, ma io in questo caso utilizzerò solo i particolari per fare l'aggancio ai portachiavi e non utilizzerò il cerchietto, quindi utilizzo solo questa parte. Quindi vado a chiudere in questo modo, così. E adesso mettiamo anche uno dei nostri pendagli, che sono sempre, fanno sempre parte del kit. Quindi andiamo ad inserirlo in questo modo, così. E poi, anche sempre che fa parte del kit, vado ad inserire un moschettone, così volendo si può utilizzare anche da agganciare alle borse, per esempio, dove volete, o ad agganciarlo direttamente col moschettone ad un altro portachiavi. Quindi
Andiamo ad inserirlo, richiudiamo, ok, e guardate un po', questo è la nostra micro Midori portachiave terminata. Vedete che è molto resistente, quindi si può tranquillamente buttare in borsa con le chiavi, non c'è nessun problema. E chiaramente l'interno è carino perché voi potete tranquillamente personalizzarlo, per esempio io adesso l'ho lasciato così, però se lo dovete regalare, per esempio, potete anche scriverci qualche cosina e rimane una cosina semplice ma carina. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice e cercherò di rispondere il più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete voglia di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacio e un abbraccio. Ciao ciao!